Rieccoci in diretta, guardando le ultime notizie, insomma, sappiamo come il conflitto non si ferma sul fronte russo-ucraina. Kiev invita a evacuare tre regioni orientali, la NATO prepararsi a un lungo conflitto. Peraltro, notizia che arriva dagli Stati Uniti, è interessante perché comincia a muoversi in qualche modo l'idea in Europa, finalmente qualcuno dirà, di cominciare per davvero di applicare, insomma, le sanzioni per petrolio e gas sulla Russia dopo dopo che il quinto pacchetto di sanzioni sono slittate, che prevedevano un intervento sul carbone e non su petrolio e gas. Ecco che proprio dal capo, insomma, del Consiglio europeo arriva in qualche modo il monito a far sì che evidentemente serve un gesto neanche forte, forse forte è dir poco, avrebbe più senso dire un gesto che è in grado di cambiare completamente l'aspetto del conflitto, soprattutto anche, diciamo, gli equilibri. Io poi prima qui parlavo del Consiglio, in realtà è Ursula von der Leyen a essersi espresso in questo modo. Ursula von der Leyen, Cristalina Georgieva, Christine Lagarde, tre donne su cui Angelo Drusiani, in collegamento con noi, Banca del Rothschild. Angelo, buon pomeriggio. Aveva detto in tempi non sospetti, insomma, ho fiducia in queste tre figure femminili che riusciranno a muoversi per il bene dell'Europa. Ora, Angelo, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Volevo iniziare da una quarta figura femminile che invece, a quanto sembra, sta iniziando un po' a spaventare l'euro e in generale gli equilibri all'interno del vecchio continente. Faccio riferimento a Marine Le Pen, la cui candidatura ha messo un po' di preoccupazione il mercato francese, tant'è che ieri, insomma, ha ceduto l'1,2%, oggi siamo a meno 2,9%, ma in generale oggi è una seduta pesante un po' ovunque. E insomma, gli analisti hanno spiegato qui l'idea che Ursula von der Leyen, che Marine Le Pen possa mettere in difficoltà Macron, il ballottaggio del 24 aprile, sta causando un po' quello che aveva fatto la coppia Salvini, Lega, Movimento 5 Stelle per l'Italia tempo addietro. Tu cosa ne pensi? Che idee ti stai facendo? Pensi sia così, insomma, un fuoco di paglia o effettivamente la preoccupazione verso l'estrema destra che torna a minacciare gli equilibri europei sia credibile, ecco? Beh, non lo si può escludere, teniamo conto anche che in Ungheria è stata riconfermata la presidenza di Orban, quindi se ci fosse una grossa coalizione, tra virgolette, di centrodestra a livello dei paesi anche importanti, perché Francia, sappiamo benissimo, è un paese molto importante, quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che qualche problema potrebbe esserci, anche perché molti di loro sono sempre stati un po' avversari dell'Unione Europea, che di solito questa tipologia di paesi preferisce gestirsi da solo la propria attività, la propria vita interna, senza troppi condizionamenti dall'esterno. Quindi sicuramente una vittoria della Le Pen avrebbe degli effetti abbastanza difficili su un'Unione Europea che già non è che sia così unione. Adesso sì, in questo momento qui sembra quasi che sulle sanzioni sia una grande unanimità, ma in generale è molto difficile riuscire a coordinare dei paesi molto vecchi, con vecchie tradizioni, molto spesso antagonisti. Ma pensi che ci potrebbe essere anche un impatto particolare sui mercati? Insomma, sbilanciamoci pure, insomma, una vittoria in attesa di Le Pen alle elezioni? I mercati sono abbastanza sballottati, perché il problema numero uno dei mercati in questo momento è sicuramente l'andamento dell'inflazione e il modo per contenerla, che questo, se ne parliamo dopo, ti spiego qual è secondo me la problematica. Sì. La guerra che c'è tra Russia e Ucraina sicuramente pesa sull'Eurozona, non per solo gli Stati Uniti, perché sono troppo distanti ed è un problema che riguarda soprattutto i paesi del vecchio continente. Quindi se si aggiungesse anche questa tipologia di futuro, indubbiamente sarebbe una serie di situazioni che sui mercati potrebbe finire per pesare. Poi
Se improvvisamente la guerra finisce, se l'inflazione viene a scendere, se dovesse scendere, anche se in tempi brevi, non di sicuro, certo è che la situazione potrebbe migliorare anche a prescindere da chi governa la Francia, anche se è un paese estremamente importante per l'Eurozona. Consideriamo che al momento comunque i sondaggi danno in vantaggio a Macron, ma per il primo turno, poi Sì, c'è il esatto. ballottaggio e insomma lì magari se effettivamente la Le Pen ottiene quel 48% secondo cui l'ultimo sondaggio avrebbe a livello di consenso, ecco che magari potrebbero spuntare delle sorprese. In più, e poi chiudiamo la questione Marine Le Pen e andiamo a vedere il fronte banche centrali, inflazione volentieri, ricordiamo anche un altro aspetto, che oggi è Macron il personaggio che più degli altri si è esposto nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica, politica con Putin. E la Marine Le Pen è una sostenitrice di Putin, anche piuttosto dichiarata, quindi andrebbe a cambiare, a ribaltarsi, qualcuno direbbe si sta ribaltando la situazione. Io credo che Macron l'abbia fatto soprattutto in vista delle elezioni, anche Certo. perché io credo che sia molto più avanti lui di me a livello politico e sapeva benissimo fin dall'inizio che al presidente della Russia qualsiasi intervento dall'esterno non sarebbe assolutamente interessato, quindi credo che sia stata una mossa politica, adesso poi non so se pagherà per lui o meno. Il problema grosso della Francia è l'astensionismo, perché già in passato alcuni risultati sono stati... sono usciti in maniera molto diversa da quelle che erano le previsioni, proprio in virtù di un forte astensionismo, soprattutto nel centro-sinistra. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che a fronte del timore o della paura, ovviamente, di chi non la pensa come lei, che possa divenire Presidente della Repubblica, non è escluso poi che il centro-sinistra possa compattarsi e sostenere Macron, anche se molti non è che nutrono particolarmente amore nei suoi confronti. Beh, occhi sicuramente puntati sulla Francia, insomma, in questo periodo, se poi prevalesse veramente Marine Le Pen, qualcuno potrebbe dire, ecco, i francesi guardano più a casa loro e non per il bene comune europeo, dato che appunto una vittoria di Marine Le Pen potrebbe paradossalmente riposizionare la Francia dalla parte della Russia, non dalla parte di quello che sta accadendo, di quello che sta emergendo, la strage di Bucha, eccetera, eccetera. Però a livello politico qualcosa di nuovo e di grosso probabilmente verrebbe fuori. Chiudiamo l'argomento Francia, ovviamente poi ci torneremo, e veniamo volentieri alla questione banca centrale, Angelo, e inflazione. Peraltro oggi sull'inflazione è venuta fuori anche una bella notizia, quantomeno una bella proiezione, una bella previsione da parte di Goldman Sachs, mi pare di ricordare, o forse no, adesso vado a recuperarlo, comunque un importante asset americano, Bloomberg, scusate, Bloomberg, anche con un'inflazione oltre il 9% l'Italia continuerà a crescere. Però, siccome prima si parlava di donne, Angelo, lei al Brainard, che appunto adesso è uno dei personaggi più importanti della Fed, oggi ha in qualche modo espresso le sue preoccupazioni e che cosa bisogna fare per tenere a bada l'inflazione. Qualunque cosa, una sorta di whatever it takes, ha detto agiamo subito. Questo è uno dei motivi per cui i mercati oggi vanno male. Ci sono i minute, quindi i verbali questa sera. Il dollaro si è già preparato, quindi forse riduzione del quantitative easing, riduzione degli asset e quindi del bilancio, nuovi aumenti dei tassi. Però tu dicevi che forse il problema non è tanto l'inflazione, ma il modo, gli strumenti che la Fed vorrebbe utilizzare per combatterla. Sì, Angelo. tu l'hai citato come secondo, la riduzione del bilancio, secondo me avrebbe Sì. degli effetti, potrebbe avere degli effetti, non dico devastanti, sulle quotazioni di titoli governativi americani e anche di altri strumenti, ma molto molto importanti, perché tenete conto che la cifra che andrebbe sul mercato, ovviamente non può andare tutta, perché sennò i mercati chiuderebbero per mancanza d'acquisti, perché chi acquista a questi livelli dei titoli governativi a cedola fissa come sono quelli americani, perché da noi quantomeno sono CCT, BTP indicizzati all'inflazione, che qualche legame all'aumento dei tassi potrebbero anche averlo, ma là sono tutti titoli, quasi tutti i titoli a cedola fissa, non tutti perché ci sono anche i TIPS, quindi i titoli indicizzati all'inflazione americana, ma non sono tantissimi. Quindi se questo dovesse avvenire, se si cominciasse davvero a maggio a iniziare a vendere
a svuotare le casse, a diminuire il peso dei titoli all'interno della Federal Reserve. È evidente che al di là dei rialzi dei tassi, che potrebbero anche essere più marcati di quanto si sostiene ora si pensa 50 più 50 tra maggio e giugno, mettiamo che sia 75 più 75, quindi un punto e mezzo sarebbe già tantissimo, però è quello che molti governatori vorrebbero, perché hanno il timore che l'inflazione si mangi parecchia roba negli Stati Uniti. Quindi con questa mossa, con questa eventuale decisione, secondo me rischieremo di vedere i mercati ancora più deboli di quanto lo sono già. Quindi può essere che, diciamo, non voglio chiamarlo il missile lanciato da Brainard, anche perché sarebbe un po' poco opportuno visto il contesto, però la dichiarazione piuttosto forte che arriva appunto dalla Fed e di cui vediamo oggi appunto i risultati sul mercato potrebbe essere, no, la famosa goccia che fa traboccare il vaso, cioè da qui attenzione, perché insomma man mano che ci avvicineremo alla prossima riunione Fed sarà un ribasso continuo sul fronte dell'equity? Sai, la speculazione in una fase come questa è molto presente, ha tra virgolette gioco facile, nel senso che riesce a spostare le quotazioni anche senza eccessivi scambi, quindi c'è molto, molto timore da parte sia degli investitori privati sia di chi gestisce professionalmente i risparmi di terzi, perché non si vede davanti in questa fase una possibilità che l'inflazione possa tornare entro livelli più tranquilli nel corso dei prossimi mesi, perché comunque la produzione americana continua a salire in maniera abbastanza importante. Da noi il discorso è diverso, ma da noi c'è ovviamente con la guerra in corso, è chiaro che situazione molto più emblematica e difficile da valutare in questa fase. Fino a che non si vedranno degli spiragli, non credo che si vedano in tempi brevi di spiragli di fine di questa guerra, quindi sicuramente avremo una spaccatura, presumo, tra crescita statunitense e crescita del nostro paese, ma ciò nonostante negli Stati Uniti le quotazioni tenderanno ancora a diminuire, perché questo effetto inflazione così alto, così inaspettato, e favorisce, come dicevo prima, una speculazione al ribasso consistente. Che mi dici, Angelo, della curva? Il biennale e il decennale, se ne parla tanto. Oggi il decennale rende il 2,6 e il biennale rende il 2,5. Il decennale oggi ha fatto un ulteriore passo in avanti, guardando anche a livello grafico è interessante, perché usa i massimi della vigilia e la resistenza di breve delle ultime 2, 4, 6, 8 sedute come supporto, e con un massimo di 2,66 siamo arrivati ai valori che non si vedevano da marzo 2019, quindi un gran bel balzo. L'appiattimento della differenza del rendimento porta all'idea, un indizio che può condurre a una recessione. Ovviamente sono indizi, non è un'equazione matematica. Angelo, che idea ti stai facendo? L'idea che mi stavo facendo è che se il biennale fosse rimasto come rendimento sopra il decennale sarebbe stato meglio, perché vorrebbe dire che i rialzi vengono previsti in tempi brevi, ma poi con un decennale a livelli inferiori si sarebbe pensato di dover ridurre i tassi stessi in tempi anche abbastanza brevi per evitare che ci possa essere proprio una fase di recessione successiva da parte dell'economia anche americana, seppure io credo che l'economia americana abbia molte meno possibilità di scendere come potrebbe accadere invece in Eurozona. Quindi sicuramente è una situazione, credo, in gran parte inaspettata, perché così improvvisa che i mercati potessero scendere dai valori dei mesi passati ci poteva stare tutto, perché erano saliti per troppi anni. Ma in maniera così corposa, anche poi alla luce di quello che sta succedendo a livello di conflitto, chiaro è che è abbastanza sorprendente. E quindi in una situazione come questa, è vero che c'è un'inflazione molto alta, ma alzare molto i tassi, aggredire molto l'inflazione con il rischio che poi che l'economia si blocchi e vada, come dicevi tu, in fase recessiva, insomma non sarebbe il massimo della vita. Io credo che negli Stati Uniti la riconoscenza per intervenire in maniera più blanda, per avere più sotto controllo l'inflazione, ci siano. Però se poi scappa di mano è difficile riprendere le borse in tempi abbastanza brevi. Domanda classica che ci arriva anche da casa, ma in questo contesto in cui effettivamente cominciamo veramente a
a parlare con, cioè più si va avanti, più l'inflazione fa paura e più, come hai detto tu, gli strumenti annunciati per tenerla a bada non convincono. Ci si aspetterebbe un oro in fase rialzista, e invece è sempre lì. È sempre lì, non va sotto i 1915, ma non va né altre, scusate, non va neanche sopra i 1930. Al massimo ha fatto una gita sui 1960, nel breve, diciamo nelle ultime, da metà marzo in poi. Insomma, come te lo spieghi? Ma si potrebbe anche pensare che la Russia, che detiene tantissimo oro, possa essere sul mercato a venderlo perché ha bisogno ovviamente di liquidità, visto che se le sanzioni, a parte che io sono convinto, non so cosa ne pensi tu, che le sanzioni pesino più sull'Europa che non sulla Russia, Ah però sì, pensi sei di quest'idea? ma guarda, io ho l'impressione che alla Russia tutte queste cose qua non interessi niente, tanto dei paesi terzi che gli forniscono materiale e anche liquidità, credo che ce ne siano finché vuoi in circolazione. Quindi, da questo punto di vista, mentre seriamente l'Europa, ovviamente l'Eurozona in generale, seriamente applica queste sanzioni per vedere di portare il presidente della Russia dalla propria parte, però con effetti molto negativi, perché immagina quale può essere l'interscambio a livello Eurozona con la Russia, solo la Germania, solo il nostro paese, quante aziende non lavoreranno più, lavoreranno molto meno perché una grossa fetta del loro fatturato finiva a Mosca. Peraltro, se ci fai caso, tu insomma più o meno viaggi tra Milano e Bologna per lavoro non soltanto, ma erano anni che si diceva non ci sono più i cinesi, ci sono i russi, no? Che sono Esatto. ovunque, vanno alla Scala, comprano le Sì. case, producono, consumano, viaggiano e noi praticamente adesso li stiamo per un bene più alto, li Certo. stiamo piano piano allontanando. Però a questo punto ne approfitto e apro una parentesi, poi torniamo all'argomento iniziale, cioè all'argomento iniziale, alla domanda sull'oro che hai iniziato già dandoci un indizio interessante, quello della Russia che vende per, diciamo così, alimentarsi e perché ha bisogno di liquidità. Ma non ci credi molto a queste sanzioni, ma nel senso che quindi quel meno 10% di PIL previsto, meno 10-15% di PIL previsto in Russia, non lo ritieni una possibilità, diciamo, che diventa realtà, o un meno 10-15% alla Russia cambia poco? Ecco, la seconda È la vale, perché seconda? sì, perché stavo leggendo proprio poco fa che addirittura il consenso che ha il presidente della Russia è attorno al 80% tra la popolazione, quindi Sì. la popolazione secondo me è anche disposta a dei sacrifici perché forse penso che creda che questa possa essere una decisione corretta e che serviva. Quindi da questo punto di vista l'impressione che ho io è che tra paesi democratici e paesi un po' meno democratici sia una grossa differenza anche a livello di percezione di quanto sta accadendo nel proprio paese e di conseguenza se da parte della Russia c'è un consenso molto elevato, molto forte da parte della popolazione, anche se per un certo periodo l'economia non va benissimo, credo che a livelli di sacrifici i russi siano molto abituati, a parte quelli che girano per il mondo, gli straricchi, eccetera, ma la popolazione in generale, secondo me, non dimentichiamo che vengono dagli zar, dal Partito Comunista, adesso c'è questo, voglio dire, l'abitudine a soffrire, tra virgolette, o comunque a rinunce, credo che per una grossa fetta della popolazione sia abbastanza normale. E pensi, stavo per morsicare la lingua, e pensi che, perché io poi, insomma, nessuno di noi, scusate, nessuno di noi nasce imparato, però leggendo qua e là, anche perché poi è un argomento che incuriosisce, ho visto insomma che la Russia aveva avuto già dei default, no? In passato, nel 98, non so tu quanto abbia seguito i default della Russia, ma ce n'è stato uno nel 98 quando il debito era però interno e da lì poi subentrò Putin, poi c'è stato quello del 2000 legato, insomma, che è partito la crisi mondiale, è partita dalla bolla dell'immobiliare, Lehman Brothers e crisi del debito, che ha coinvolto anche la Russia, e poi anche le sanzioni, anche se all'acqua di rose, almeno considerate tale, in Crimea.
E quindi sostanzialmente siamo lì dall'inizio da quando c'è Putin fino ai giorni nostri. A differenza però di allora, Angelo, una cosa io l'ho notata: il petrolio è sempre sceso nei momenti di crisi della Russia, cioè la Russia era andata in forte crisi, in default, anche in virtù del fatto che il petrolio si fosse deprezzato, e con il rialzo del prezzo si è ripresa. Stavolta quel PIL a meno 10, insomma, che magari può anche non essere un problema, dovrà ritornare su, ma il petrolio è già molto alto. Sì, in effetti il petrolio è già molto alto, il PIL russo sicuramente scende perché esporterà di meno già a causa delle sanzioni se non comprano, è chiaro che sul PIL l'effetto c'è, però Certo. secondo me, come dicevo prima, io ho l'impressione che alla popolazione poi queste situazioni non pesino granché, siamo molto diversi, io credo, noi dell'Europa occidentale rispetto all'Europa orientale. Ripeto, l'Europa orientale è vissuta per tantissimi anni sotto il giogo dell'Unione Sovietica, di conseguenza le persone hanno delle abitudini che sono consolidate, ma ovviamente col tempo cambieranno, si avvicineranno più a quelle nostre. Però al momento, mentre noi abbiamo sofferto durante la pandemia con le chiusure, eccetera, da Sì. questo punto di vista molti di noi hanno sofferto perché non potevano uscire, non tutti sono abituati comunque a rispettare quelle regole anche se sono difficili. Io credo che invece là ci sia una maggiore volontà di rispettare le regole, ci sia in pratica un maggiore amore, un amore molto, molto più grande verso il paese di quanto non ci sia nell'Europa occidentale, che per carità, democrazia soprattutto, però pensate solo al nostro paese. Il nostro paese si dice tantissime volte che gli unici momenti in cui diventa unito è quando gioca la nazionale di calcio, adesso non andate neanche ai mondiali, quindi almeno questa è una battuta che si dice, però le battute non sempre sono messe a caso. Insomma, se c'è un paese in grado di reggere all'onda d'urto di quel tipo di sanzioni, è proprio la Russia. Ma guarda, scusa se ti interrompo, ma perché la Cina? Che problemi ha avuto durante la pandemia? Noi non sappiamo cosa sia successo in Cina, se il numero che ci dissero dei decessi fosse vero o non fosse vero, però anche in Cina non è successo assolutamente niente. Quindi quei paesi che sono abituati ad avere un capo molto potente che evidentemente amano, noi sai, abbiamo tanti partiti, quindi è chiaro che c'è un approccio diverso. Se lo amano da morire, io credo che anche se devono fare qualche sacrificio, alla fine non è che, boh, secondo me non impazziscono, poi magari mi sto sbagliando, per carità, questa è semplicemente la mia opinione. Assolutamente, peraltro amano anche in virtù del fatto che forse a loro arriva un certo tipo di informazione, di Certo, comunicazione, no? assolutamente, Quindi assolutamente. c'è anche questo aspetto da considerare. Siamo quasi in chiusura, però non lasciamo parentesi aperte. Ci siamo interrotti sulla questione del gold, se vuoi finire il ragionamento. Sì, intendevo questo perché se alla Russia, sappiamo benissimo che è una nazione che ha delle materie prime straordinarie ed è Sì. ricchissima in questo senso, quindi li può utilizzare a suo piacimento quando ne ha bisogno. E io in questo caso non mi sorprenderei, come dicevo all'inizio, che se cede dell'oro senza in qualche maniera a qualcuno che ha vicino, non distantissimo, è chiaro che le entrate finanziarie c'erano lo stesso. E quindi da quello che ho sentito, ho letto sempre che sia poi vero. Gli unici problemi che hanno in aumento a livello di popolazione è che mancano alcuni medicinali non trascendentali, però qualche problema c'è a quel livello lì. Però per quanto riguarda il cibo, io credo che al momento ho grossi problemi, nonostante la guerra. Poi il problema è più in Ucraina per quanto riguarda la raccolta del grano che non in Russia. Quindi da questo punto di vista io ho l'impressione che per loro l'oro sia una merce di scambio che viene utilizzata in momenti di maggiore difficoltà e forse per quello il prezzo potrebbe non salire. Grazie ad Angelo Drusiani, Banca de Rothschild, per essere stato qui con noi. Buon lavoro, alla prossima. Grazie, grazie a voi, arrivederci.